Affermare con più forza le motivazioni che in questi anni hanno portato le organizzazioni di categoria di CISL e UIL a sostenere la bilateralità nella contrattazione e nel quadro legislativo. Per la Fisascat e la UIL Tux, la bilateralità rappresenta il tratto distintivo di larghe parti di sindacato e di impresa che ragionano attraverso questo nuovo sistema di relazioni sindacali. Un network, quello della bilateralità, che già oggi risponde efficacemente alle richieste del mercato di riferimento ed in futuro dovrà consentire anche di sviluppare sempre più positivamente il mercato del lavoro e di sistemi di welfare nel loro complesso, oltre ad occuparsi dei percorsi di ingresso del mercato del lavoro e dei nuovi profili in materia di mutualizzazione, sicurezza, gestione delle emergenzialità e della certificazione dei contratti di lavoro come previsto dalla recente normativa. Soprattutto nei settori del terziario di mercato, nei quali l'organizzazione della rappresentanza avviene all'interno di oggettive difficoltà dovute alla grande frammentazione del tessuto produttivo e ad ambiti strutturalmente connotati da discontinuità del lavoro e della produzione, si è sviluppata questa nuova forma di tutela collettiva che nel tempo si è connotata sempre più come integrativa al sistema classico delle relazioni sindacali, sino a divenire oggi pregnante dal punto di vista delle risposte sindacali e sociali legate al settore ed al territorio di riferimento. Un incontro sulla bilateralità, un incontro sulla prospettiva della bilateralità nel nostro paese, nei settori del terziario, turismo e servizi. Questo è il tema che è stato trattato dalla riunione organizzata dalla Fisascat e dalla UIL Tux, proprio per creare coesione intorno al tema della bilateralità. Il tema della bilateralità è una delle nuove frontiere del lavoro, è una delle nuove possibilità che esistono in Italia di creare un sistema partecipativo. Più bilateralità significa più partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici anche all'attività economica e all'attività delle imprese. Noi crediamo che una bilateralità che si qualifica sempre di più e che crea coesione, può diventare il vero valore, che la contrattazione ha introdotto negli ultimi anni. Negli ultimi anni, appunto, la contrattazione si è occupata in maniera diffusa di bilateralità per creare, oltre agli enti bilaterali, anche i fondi di assistenza, sanitaria complementare e di previdenza integrativa a fianco ai fondi per la formazione. Tutto questo sistema della bilateralità deve aiutare le persone che lavorano all'interno del settore del commercio, turismo e servizi ad avere un'occupazione più stabile, a migliorare la propria posizione e a far crescere la qualità del lavoro. Insieme le nostre confederazioni hanno fatto l'accordo sul modello contrattuale. Insieme condividono una strategia globale sugli interessi dei lavoratori anche nel rapporto con il governo. Insieme alla Fisascat abbiamo fatto il contratto nazionale, insieme radicheremo una modalità di consultazione e di coordinamento fra di noi, visto che condividiamo i fatti più importanti e strategici per la categoria, insieme facciamo questa cosa per la bilateralità, questa iniziativa, questo convegno, perché abbiamo la necessità di coordinare l'applicazione del contratto nazionale, di pensare insieme allo sviluppo della funzione della bilateralità. Porto un esempio: gli enti bilaterali fanno formazione professionale, ma se non la incrociano con la domanda e l'offerta di lavoro rischiano di buttare via i soldi. Quindi c'è da applicare il contratto nazionale e trasformarlo in realtà dentro la bilateralità. Parlo della certificazione e della conciliazione arbitrato, da un lato, e dall'altro progettare dei ruoli anche innovativi di sviluppo del sistema della bilateralità. Questo lo facciamo insieme perché noi siamo i soci prevalenti, in quanto abbiamo sottoscritto il contratto nazionale, la FILCAMS no.